Diciamo che i temi trattati sono tanti, soprattutto quando poi si parla di bilancio, quando siamo in sessione bilancio. E questo, insomma, è un periodo particolare, lo sappiamo, però tratterò magari temi relativi a questa fase, sui temi insomma, a cui tengo di più e che sono stati anche citati dagli altri consiglieri. E in bilancio ovviamente si è soliti parlare un po' di tutto, quindi dove si fanno le somme, anche le sottrazioni a volte, no? E dove ci vorrebbe poi del tempo per riuscire a disquisire sul tutto. Però insomma cerchiamo di sì, consigliere Figliomeni, mi scusi, ma ovviamente non ho la mailing list già pronta e quindi non sono riuscita. Benissimo. E quindi riprendendo, insomma, siamo in un periodo che lo stesso consigliere Fassina, no, ha definito un periodo di bilancio stressato. Lo è ovviamente il bilancio nazionale, statale, figuriamoci il bilancio della capitale o comunque dei comuni. Siamo un ente locale, quindi comunque abbiamo molto sofferto di questa situazione. E ci tengo a precisare che ovviamente non è che faccio parte della comunità scientifica, però insomma è ormai noto a tutti che questa situazione del Covid-19 è stata una situazione che ci ha messo a dura prova i conti capitolini, ha messo a dura prova il paese stesso. Difatti non c'è da sottovalutare il fatto che è stato un evento, diciamo, chiamiamolo così, straordinario, che non solo ha coinvolto noi come nazione, ma ha coinvolto tutto il mondo. Come vedete, quando si parla anche di turismo da rilanciare, il centro storico desolato, beh, questo dipende appunto dal Covid. Come sappiamo, ci sono stati a cui non è permesso far transitare nel nostro paese in questo momento il turismo, i turisti, e quindi viene da sé che una perdita fisiologica c'è stata e ci sarà, e speriamo insomma che non sia troppo dilatata nel tempo. Quindi è giusto sottolineare che magari le previsioni di questa amministrazione, che si erano fatte inizio anno, che si stavano sviluppando, sono state cambiate in corsa, quindi si è dovuto rimettere mano un po' a mille situazioni. Lo sappiamo che molti tributi, anche soprattutto quelli locali, no? Ad esempio la Tari, sono stati prorogati nel pagamento del primo semestre anche a 30 settembre. Quindi tante di queste cose, poi non ne cito altre perché sarebbero, diciamo, sarebbe noioso, però sappiamo che le entrate sono state messe a dura prova. Questo per quanto riguarda appunto il lato prettamente contabile. Il bilancio si è detto che è espressione, si è detto insomma, dalla discussione che ho ascoltato dall'inizio alla fine, da ieri, che è espressione di capacità politica. Ora, nessuno qui è perfetto né ha la presunzione di dire che tutto è a posto e che sempre lo sarà, però insomma ricordiamo che se il bilancio è espressione di capacità politica, insomma, viene da sé, viene servito su un piatto d'argento, no? Ricordare quando anni e anni fa, non neanche troppo in là, una gestione commissariale formata da un debito un po', diciamo, monster, ha azzerato diciamo, i conti, i debiti di Roma Capitale, che divenne appunto Roma Capitale, ex Comune di Roma, e che nonostante ciò un'intera consigliatura riconsegnò alla città 800 milioni di debiti. Quindi, ecco, i bilanci sono espressione di capacità politica. E io penso sempre, e penso che, come anche ha detto il consigliere Sturni, che condivido, la diligenza del buon padre di famiglia deve essere comunque sempre il monito principale. Come nelle buone famiglie, ovviamente, quando ci si trova in condizioni di crisi economico-finanziaria, si rivedono le spese, si rivedono le entrate, si rivedono le uscite. Questo fa un buon padre di famiglia, questo fa un'amministrazione che cerca di essere un buon padre di famiglia. Poi ho sentito diverse cose, ovviamente, in questi 2 giorni, come quando, insomma, ripeto, poi si parla un po' di tutto nel bilancio, quindi i temi spaziano dal rifacimento delle strade alle metropolitane, alle partecipate, a mille aspetti che ovviamente in 10 minuti non si possono trattare, ma neanche in 45. E quando si dice che sono stati fatti 200 metri di asfalto, beh, viene da sé, insomma, io sono di parte, ovviamente, nella mia veste di consigliere,
ma devo constatare e ho constatazioni anche da parte dei cittadini che molte strade non solo non venivano rifatte da un decennio se non di più, ma addirittura viene constatato, e lo dico insomma con malcelata soddisfazione, anche la qualità di ciò che viene rifatto, perché certo è molto, come dire, semplice, è molto più facile, no? È andare a ricoprire un manto un po' dissestato in modo veloce, senza creare traffico, creare e ristrutturare completamente, per così dire, il manto stradale partendo dal massetto e quindi sollevando completamente quei centimetri rovinati nel sottosuolo. E rifacendo un certo spessore di manto stradale fa sì che le strade siano non solo più lisce e più percorribili, ma anche più durature. Io sono un automobilista, di questo insomma un po' me ne dispiaccio, ma ho necessità di usare la macchina, quindi percorro molte strade, mi accorgo di quello che va, quello che non va e anche di quello che è migliorato ed è molto migliorato. Tant'è che, per quanto riguarda ovviamente le strade, stiamo dicendo, ci sono stati interventi importanti e anche opere, insomma, che hanno fatto una facilitazione, un defluimento hanno fatto defluire meglio anche il traffico in alcune zone. Ora non mi metto a fare l'elenco, però insomma, questo è stato un po', no? E questa è la mia risposta ai 200 metri di asfalto. Poi, insomma, ripeto, i temi sono tantissimi, però mi vorrei soffermare su un punto: i debiti fuori bilancio. Quando si parla di lascerete voi dei debiti alle future amministrazioni, beh, il lavoro importante che è stato fatto da questa amministrazione, io non lo ricordo nelle ultime amministrazioni. Non è né un'inerzia l'approvazione dei debiti fuori bilancio e il conseguente pagamento, né un intervento, è un intervento di fatto ordinario, ma che visti i tempi non si può neanche definire ordinario. Parliamo di 300 milioni di debiti fuori bilancio approvati, quindi liquidati, e di 410 di libere passate circa in commissione bilancio. Non stiamo parlando di piccoli numeri, parliamo quindi di sentenze passate in giudicato, debiti mai pagati da parte dell'amministrazione, che hanno comportato a volte anche il fallimento o comunque la crisi economica delle aziende che hanno fornito forniture, servizi all'amministrazione capitolina. Questo è diritto spicciolo quando si fa una prestazione, la controprestazione è il pagamento della prestazione, del prezzo della prestazione. Quindi insomma, l'amministrazione capitolina, che per prima non dà il buon esempio in questi casi, non sarebbe un'amministrazione virtuosa. Stessa cosa per quanto riguarda i debiti fuori bilancio relativi alle sentenze nei confronti dei dipendenti capitolini o ex dipendenti capitolini o dirigenti, quel che sia. Guardate, quando si parla di questa amministrazione, debito fuori bilancio che deve essere gestito mediante mediazioni e quant'altro, onde evitare di arrivare in appello e di far lievitare gli interessi legali diciamo il capitale, sono anche d'accordo ovviamente, però parliamo anche, e ce l'ho qui sotto mano perché mi arriva oggi stesso alla mia visione, parliamo anche di debiti fuori bilancio che sono diventati debiti fuori bilancio, ma parliamo di una sentenza per esempio del TAR del 2014, cioè significa che se una sentenza del TAR del 2014, 6 anni fa, questo debito fuori bilancio si crea e ha origine ben prima del 2014, quindi, e parliamo della modica cifra di 760.000 e rotti euro, e non stiamo parlando di piccole cifre, e non starò ovviamente a dire i soggetti, ma trattasi di risarcimento di un danno subito per inadempimento da parte di Roma Capitale su una questione relativa alla realizzazione di opere. Quindi, insomma, ricordiamo il bilancio espressione di capacità politica. Detto ciò, e poi insomma non ho molt'altro da dire, è evidente che abbiamo visioni diverse tra gruppi politici, quindi versioni diverse. E in realtà poi il provvedimento è in linea con quanto insomma esplicitato da questa amministrazione, Covid ovviamente permettendo, che tiene comunque i conti capitolini in equilibrio e si fa ovviamente ciò che la diligenza del buon padre di famiglia richiederebbe.
E per darvi qualche numero, ma l'ha già esposto l'assessore Lemmetti, che ringrazio, ad esempio per la parte corrente, come si è ovviato alla perdita da Covid, diciamo. Le minori entrate a seguito appunto del Covid sono state di 334 milioni, quindi parliamo anche di una cifra importante, coperte in parte con trasferimenti dello Stato, coperte poi dalle maggiori entrate scusate, da maggiori entrate poi per 17 milioni, trasferimenti dello Stato per 228 milioni, e coperte anche da minori spese che poi sono occorse e da economie di rinegoziazione di mutui, che sono state tutte operazioni che hanno comunque favorito, diciamo, il rientro un po' di questo buco che si è creato involontariamente e che ha colpito ovviamente poi tutto il paese, non solo la capitale. E non solo, le economie di rinegoziazione dei mutui hanno anche consentito di rifinanziare lo straordinario della polizia locale, che come sapete in questo periodo è chiamata ad intervenire spesso anche per la questione delle istanze sociali, e anche per l'ufficio condono edilizio, che come sappiamo c'è sempre stato, insomma, rilevato il problema, e in questo caso appunto si è anche provveduto in questo senso. Detto ciò, io vorrei anche ricordare, visto che si parla un po' di tutto nel bilancio e poi concludo davvero, vorrei anche ricordare la buona opera di questa amministrazione, perché non è vero, ripeto, perfetti non si è, non lo sarà nessuno, non lo sarà mai, perché questa è una città difficile, troppo grande da gestire con poteri ordinari, siamo d'accordo nei poteri straordinari, un inizio. Un avvio di questo lavoro è stato fatto, certo non basta, ci vorrà del tempo per arrivare alle condizioni delle altre capitali europee, che comunque si giovano già da tempo di questi poteri speciali e che gli consentono appunto di legiferare e non regolamentare, il che ha una valenza ben diversa. Ma vorrei ricordare appunto che questa amministrazione ha posto in essere anche cose mai poste in essere dalle precedenti amministrazioni. Parliamo ad esempio del bilancio partecipativo, parliamo così a random, visto che ci siamo, del regolamento sale slot, del regolamento di polizia urbana, della regolamentazione dei bus turistici, le consulte cittadine sulla disabilità, le assunzioni. È stato fatto un grande lavoro di assunzioni, questo non lo potete negare, dal 2010 al 2016 abbiamo iniziato a riassumere. E poi lo smart working, che è stato tanto criticato comunque nelle sue modalità, ma il Covid è vero che ha molto accelerato il ricorso al lavoro agile, ma è anche vero che insomma l'amministrazione è riuscita in qualche modo, con la buona volontà e dei dipendenti capitolini e anche dell'Assemblea capitolina, che si è potuta, diciamo, ha potuto continuare a lavorare anche per scadenze sulle delibere tramite la videoconferenza e tramite lo smart working dei dipendenti. Quindi, ripeto, tutto è perfezionabile, tutto è perfettibile, ma l'amministrazione questo l'ha fatto, e quindi, insomma, risultati ci sono stati, e ripeto, la diligenza del buon padre di famiglia per quanto riguarda la contabilità e la salvaguardia degli equilibri di bilancio devono assolutamente trovare comunque spazio e necessariamente essere adottate. Grazie ovviamente per la possibilità.